9 punti le dividono nella classifica della Serie A della Lega Calcio a 8, ma oggi la distanza potrebbe contare maledettamente di meno. Non so dirvi sugli altri campi, ma qui a Via Aurelia Antica si respira aria di derby. Buonasera e benvenuti al Ciriaci, la 17esima della Serie A della Lega Calcio a 8, quella che oppone Cotton Club e Pisana Calcio a 8. Procediamo a una veloce lettura delle formazioni con le quali il Cotton Club in maglia oro e la Pisana in maglia nera si presentano a questo appuntamento alla seconda di ritorno, che conta moltissimo perché la Pisana è appena rientrata nella zona playoff, il Cotton ha appena riagganciato la prima posizione che le mancava dallo scorso anno. Iniziamo quindi dai padroni di casa del Cotton con numero 1 De Angelis, 5 Tinazzi, 6 Blandino, 7 Morini, 9 Forcina, 10 Giordano, 11 Artistico, 21 Zamperini, il capitano, 24 Nolano, 44 Fernetti, 90 Matozzo, senza numero Santarelli. Le squadre inverte il campo quando agli ordini i mister di Pasquale. Troviamo invece il numero 1 De Bernardo, 2 Condorelli, 5 Cipolloni, 6 Pace, 7 Cervini, 8 Massari, 9 Pagliuca, 10 Piccolo, 11 Troccoli, 14 Scerrati, 15 Cesaro. Il calcio d'inizio lo darà Pisana calcio a 8. La gara d'andata si è conclusa 3-1 per il Cotton Club. Era la seconda giornata della massima serie. La Pisana era appena entrata in questa Serie A, dove vuole ripercorrere le stesse orme del Cotton Club nella scorsa stagione. Anche la squadra di Pinna e Giuseppucci viveva un momento sintomatico di inizio stagione, d'assestamento oggi, anche con tantissimi ritorni importanti, soprattutto nelle fila del Cotton Club. Vedremo sicuramente una gran gara. Pagliuca col primo possesso, rinviene Blandino, 10 dietro Fernetti, proprio uno dei bentornati di Pinna, Giordano sulla destra, ha di fronte a sé Troccoli, Giordano riesce a pilotare proprio dal 44 Fernetti. Blandino si ricompone la cerniera a centrocampo dei due titolari del Cotton, con Nolano che scalda subito il destro. De Bernardo era andato ad accompagnare la traiettoria del pallone, qui rischia come al solito con i piedi, costringendo i compagni a qualche difficoltà nel disimpegno, che poi viene comunque effettuato con una rimessa laterale in favore degli uomini di Pasquale. Un minuto e mezzo sul cronometro, si è già fatto sentire Nolano dalla distanza. Lunghissimo lancio nel frattempo, la chiama De Angelis in panchina. C'è Santarelli, rientrante anche egli dopo lo strappo e l'infortunio al metatarso, il portiere guanto d'oro della scorsa stagione del Cotton, che fa presenza in panchina come numero 12, come secondo portiere. Per quanto riguarda gli uomini di Pinna, non hanno il secondo portiere quelli di Pasquale, comunque le spalle ben coperte da De Bernardo, che pure è arrivato con qualche minuto di ritardo e ora fra i pali della compagine oggi ospite. Il rinvio di De Bernardo, Zamperini lascia scorrere, De Angelis attende e blocca. Fernetti, Nolano. Piccheri e Conti vicino a noi in postazione osservano da posizione privilegiata l'andamento dell'azione. Nolano spizza di testa da Tinazzi. Uomo di sicurezza, sempre giocate semplici le sue, prova a involarsi Giordano, non c'è fallo secondo il direttore di gara, risale la Pisana, la chiusura puntualissima è di Zamperini, sale di nuovo Tinazzi, Forcina, Nolano e poi Fernetti che gioca qui largo sulla sinistra in questo avvio. Nolano porta palla, il diagonale è largo a servire Giordano, il brivilineo numero 10 del Cotton prova a disegnare un cross praticamente sul terzo palo, Forcina attendeva sul secondo. Nulla di fatto per la formazione campione d'Italia, che dopo tante giornate ha ritrovato, seppur in coabitazione col checco dello Scapicollo, la vetta della classifica. Di Bernardo di nuovo servito indietro, va a rasoterra dal numero 16 che la lascia lì, Giordano attende ed è un regalo della Pisana calcio 8, il Cotton sa sfruttarlo. Giordano, poi Forcina, 1-0.
I palloni in uscita persi dalla difesa della Pisana, e ogni tanto si incaponisce soprattutto col proprio estremo difensore, fortissimo, probabilmente il migliore insieme a un altro paio di portieri della Lega Calciotto, quando ci sono da difendere i pali in ogni modo, meno quando viene servito appunto dai propri compagni, e si intestardisce nel possesso. Qui un errore drammatico della Pisana, che prova con Pagliuca l'uscita di Fernetti, scusate, sì, di Fernetti, con un tempismo straordinario, poi Blandino con la calma che gli compete, vada Fernetti che cade a terra. Blandino, il gioco di gambe splendido, va a saltare un avversario, il secondo, il numero 16, che gli si para davanti. Ancora Blandino, Forcina, il destro contrato, sarà calcio d'angolo per il Cotton. Avvio di gara che pinna e naturalmente desiderava la sua squadra in vantaggio dopo pochi minuti, che ora può anche provare ad amministrare. Giordano direttamente sul primo palo, il rinvio all'altezza del montante ed è fallo laterale. Cotton oggi in maglia oro perché formazione padrona di casa e come dettano i criteri dell'ospitalità, va a cambiare lei maglia nei confronti della Pisana, anche se c'è da dire che le due squadre avrebbero anche potuto disputare questa gara con le prime maglie, che non sarebbero andate a collidere dal punto di vista dei colori. Fernetti la tiene in qualche modo in campo e finisce per servire un avversario, deve uscire Zamperini, il destro poi dalla distanza è da parte di Troccoli, forzato il tentativo sul primo errore in uscita di Zamperini, che probabilmente era andato a commettere fallo su Ammassari. Nolano, Tinazzi, De Angelis non rischia, rinvia a centrocampo dove il largo petto di Forcina offre la chance di ripartire a Tinazzi. Giordano, Rocco Giordano, rientrato proprio oggi come tanti suoi compagni di squadra. Nolano l'allunga e Fernetti può raccogliere l'invito di Blandino all'indietro ed avanzare. Palla sporcata, numero 16 va a lanciare dalla difesa, Zamperini in appoggio di testa, spazza Fernetti, Blandino, funziona alla grande l'intesa con Nolano. Tinazzi, non passa Tinazzi, allora Cervini può salire, rimpallo che premia all'inizio i giocatori della Pisana, poi però arriva come al solito da dietro e Zamperini come un fulmine, e Giordano può servire Blandino, le finte di Blandino, il buon intervento in scivolata è del numero 6 Pace, sarà ancora calcio d'angolo. Giordano, va sempre lui, stavolta ad uscire. Ora il terzo tempo di Zamperini, la palla è troppo alta, perciò fallo laterale. L'ultima, la Pisana Calciotto, seppur con fatica, è andata a battere una formazione davvero ostica, quella dell'Italia Calcio del capocannoniere Severini, che su questo stesso terreno di gioco ha segnato una doppietta. Qui la palla lunga, il colpo di testa, De Angelis riesce a metterla a terra. Si erano addormentati i centrali del Cotton. Qui è l'arbitro con una gran chiusura e da fuori naturalmente il sarcasmo anche dei supporters della Pisana. Possesso difensivo, lo gira il numero 16 Cervini, rischia Cervini, incombe Nolano, costringe l'avversario al rinvio, riesce anche a sporcarlo, Ammassari, Pagliuca costretto ad andare di prima, forza anche questa giocata, è facile per il Cotton recuperare e riproporre con Giordano. Forcina, attende il rimorchio del solito Nolano, Fernetti, Blandino, la palla dentro per Fernetti, buona l'idea, non era scattato in quella direzione, il numero 44 che dimostra, appena tornato nella Lega Calcio 8, di avere comunque la brillantezza fisica che gli conoscevamo anche a partire dal finale della scorsa stagione, dove fu naturalmente decisivo insieme al resto dei centrocampisti del Cotton e per il record di imbattibilità difensiva e anche soprattutto per la conquista dei trofei. Ammassari, messo a terra, c'è fallo. De Angelis ne vuole 4 in barriera, lo grida in maniera chiara. Fabrizio, non vi aprite, non vi aprite. Viene intimato dalla panchina verso la barriera di non aprire, era rimasto
nell'altra metà campo Giordano, arriva anche lui. Andrà Cipolloni. Parte Cipolloni. Bordata col destro, una deviazione di fronte alla porta. La palla è alta sopra la traversa. Sicuramente un brivido lungo la schiena di De Angelis, ma erano comunque ben piazzati i difensori del Cotton nella circostanza. Qui De Bernardo esce e la fa sua, da farsi perdonare quel possesso malamente gestito insieme ai propri difensori, che per ora sta decidendo il derby del Ciriaci. Numero 16 la porta, rischiando, dialoga con Cervini. La mezza fiondata ci mette la testa a Blandino, l'intervento in gamba tesa è di Pagliuca, rimane a terra Fernetti. Partita naturalmente molto maschile, i direttori di gara sembrano almeno in avvio non consentire questo tenore muscolare alla sfida, fischiando molto probabilmente per tenere in pugno una gara che comunque condotta per ora da 16 giocatori in campo. Ligi al dovere è correttissimo, qui Nolano l'ha scambiata velocissima con Zamperini, voleva andare allo scambio con Forcina, viene riservito De Bernardo, il numero 16 ancora. L'orizzontale, lancio alto, colpo di testa di Zamperini, palla che rimane lì. Allora Cervini vuole il filtrante, Zamperini torna alla grande e la va a recuperare, però colpo di testa, Nolano va da Blandino sotto la nostra postazione a riservire Fernetti. È chiara la sua posizione di esterno sinistro nel comparto difensivo di Pinna. Qui Forcina con lo stop illude un avversario, forse viene toccato o trattenuto. Forcina con troppo mestiere ha cercato il fallo, l'arbitro non gliel'ha consentito. Direttamente dalla difesa, poi addirittura un tentativo a pescare fuori dai pali De Angelis, di molto fuori. Lo stesso De Angelis rinvia. Colpo di testa, Pagliuca di prima, Cervini, messo un po' in difficoltà dal compagno, deve aprire veloce a sinistra dove sale Cipolloni, la rimessa è del Cotton, Nolano, Tinazzi ancora Nolano, Forcina da Tinazzi. Si abbassano anche spesso i due attaccanti del Cotton, Giordano e Forcina, a far gioco, riescono anche a far respirare i propri centrocampisti che rimangono sempre molto lucidi. Tinazzi la gioca per Nolano, non lo pressano, allora Nolano salta l'uomo, va con la punta, De Bernardo in estensione. Maggior convinzione nelle conclusioni, chiamata direttamente dal presidente Giuseppucci dalla panchina, conosce fin troppo bene la forza in porta di De Bernardo lo scorso anno, estremo difensore del Checco dello Scapicollo proprio contro il Cotton Club, probabilmente la sua miglior prestazione stagionale in quella gara in cui i portieri, lui e Santarelli dall'altro lato, hanno dato addirittura spettacolo più degli attaccanti. Un 1-1 che rimane alla quarta giornata dello scorso anno, una delle più belle gare a cui si sia assistito alla Stella Azzurra. Qui cade Fernetti, il fallo è per il Cotton Club. Fernetti gioca veloce su Tinazzi, il cerchio di centrocampo, attende Sornione Nolano, di prima Blandino, frettoloso il suo tentativo, allora Cipolloni, ma sempre l'anticipo di Zamperini che costringe ancora sulla fascia gli avversari. Il rimpallo è del Cotton, la palla ce l'hanno Giordano e Tinazzi, vengono lì con gran classe, Nolano poi si gira rischiando ma lo fa la grande in un fazzoletto, in tranquillità Blandino da Fernetti, Nolano, Fernetti, dentro appoggio morbido di Forcina stavolta, sbagliata ancora l'uscita della Pisana, Nolano può fintare il tiro dalla distanza, Giordano raccoglie, può tirare anche lui da lì, vuole liberare il mancino, De Bernardo a terra, poi Blandino al lato corto, ancora da Giordano che la tiene in campo e rigioca su Forcina, botta di Forcina, fuori non di molto. Grugio.
a centrocampo la Pisana calcio 8, qui Manuel Pagliuca ha un buon corridoio a sinistra, lo sfrutta, palla dentro De Angelis, un miracolo, doppia parata. E Troccoli di fronte a De Angelis, non è riuscito a deviare oltre l'estremo difensore del Cotton Club. Nolano ha rischiato tantissimo, il Cotton preso alla sprovvista sulla fascia dalla discesa velocissima della Pisana, idee chiare, palla in verticale a Troccoli che dentro l'area di prima non è riuscito ad andare oltre l'ottima opposizione di De Angelis, che con gran senso della posizione è andato a ribattere. Nolano alza su Blandino. Blandino va da Fernetti. 1-2 che si chiude, Blandino è in area, si ferma Blandino, l'appoggio a Forcina, il piatto, la palla che non esce, esce poi in un secondo tempo, ancora per un calcio d'angolo a favore del Cotton Club. Giordano dalla bandierina. Pallone inspiegabile direttamente fuori, Zamperini vuole una palla a giro, la va a chiamare al numero 10, sapendo che da quel sinistro può aspettarsi delle traiettorie decisamente migliori da corner. Dalla gran distanza parte il destro, De Angelis va a metterci le mani senza rischiare la presa. Calcio d'angolo ora per la Pisana, non ci sono giocatori in area di rigore, arriva solo ora Pagliuca. La palla è dentro, Zamperini non ha problemi a saltare, poi Forcina raccoglie ma deve far salire i propri compagni, lo fa con la solita pregevole protezione del fisico, poi un fallo laterale sulla destra. E time out chiamato dalla panchina del Cotton, ne approfittiamo per andare in pausa. Dopo il time out chiamato dalla panchina del Cotton Club, utile anche a Di Pasquale per ridisegnare un po' la propria squadra dietro, che sta soffrendo moltissimo in fase di disimpegno, sta per riprendere la gara all'altezza del quarto d'ora del primo tempo col Cotton Club, avanti per 1-0 con rete di Forcina su assist di Giordano, un regalo totale della difesa della Pisana calcio 8, che proprio in uscita, come dicevamo prima, ha avuto un'enorme amnesia all'altezza del secondo minuto. Qui a Massari con problemi nel controllo, infatti il pallone, seppur non visto dalla nostra telecamera, va a uscire sotto la nostra postazione. Colpo di testa, Nolano che raccoglie, dà indietro a Tinazzi. L'assist verticale, aveva provato un gran controllo Mario Artistico, rieccolo, l'uomo che decise la gara d'andata con una doppietta. Ritorna praticamente per la gara di ritorno. Sale la Pisana. Nolano è superato, il sinistro è contro però. L'ottima opposizione di Fernetti. Come al solito Cipolloni. Ancora dalla gran distanza. Pensano al tiro Cervini and Co. Il numero 7 allarga. Un tiro cross innocuo questo. Da parte di Pagliuca. Quindi rimessa dal fondo per De Angelis. Esce Rocco Giordano, la grinta di Tinazzi che vuole anche in posizione di vantaggio che i propri compagni si sbrighino a uscire. Forcina va a terra, arriva l'arbitro, vediamo la decisione. Scusate, Artistico a terra, calcio di punizione. E Artistico è andato a terra, trattenuto, sarebbe stato solo di fronte a De Bernardo, non calcolata come chiara occasione da gol, questa sul numero 11. Non è calcio di rigore, la palla è a qualche centimetro dalla delimitazione dell'area. È comunque un'occasione d'oro per il Cotton Club con Nolano, Artistico e Matozzo che si allontana. Nolano la toccherà ad Artistico.
tutto pronto. Gran barriera della Pisana. Tocco di Nolano. Artistico De Bernardo, un riflesso sovrumano col piede. Pallone rimane comunque in attacco per il Cotton, se lo dimentica Artistico. Sale quindi il numero 16 della Pisana che va ad allargare, sbagliando però dove nessun compagno era in sovrapposizione. Raccoglie e ripropone con la solita verve blandino. Artistico passa con la giocata da dietro, arrivava anche il proprio compagno Cipolloni. Ancora Cipolloni, la tiene Cipolloni e poi spara alle stelle. Artistico e Morini, le scelte di pinna davanti al posto di Giordano e Forcina. Vuole uomini freschi in grado di mettere a repentaglio la difesa della Pisana, che si è comunque riassestata. E qui c'è il fallo da parte del numero 6 Pace su Blandino. Fernetti, Zamperini, sulla pressione di Pagliuca va da De Angelis, che va direttamente al rinvio su Cipolloni col petto. Solita innata proprietà di palleggio del numero 5, poi si va dal 16 di nuovo a destra. Verticale a Massari, esce male il Cotton, attenzione Pagliuca, avrebbe l'assist invece, va altissimo sopra la traversa. Impazziscono dalla panchina della Pisana calcio a 8 e anche i supporters della formazione ospite da fuori volevano l'assist di Pagliuca per il compagno meglio piazzato. Occasione d'oro che svanisce per la Pisana. Nolano qui a 4 giocatori intorno, va ancora a terra Blandino sul fallo di Pace. Prova a andare Morini, opposizione di un avversario. L'arbitro si avvicina, ha fatto finire l'azione per andare ad ammonire al secondo fallo in fotocopia Pace. Prima corchezza, l'ha fischiato l'altra, per gialla quell'altra no però, spettatori interessatissimi anche qui sotto, vale a dire Andrea Tubani della Golbet. Gli arbitri dirimono una piccola discussione. Calcio di punizione da distanza siderale. Il pallone era uscito, l'arbitro non ha visto il concretizzarsi del vantaggio e punizione per il Cotton Club. Ammonito Pace sul pallone Nolano, attenzione all'arbitro che si avvicina anche alla barriera e mostra un altro cartellino giallo. Il conciliabolo di Piccheri e Conti, probabili indicazioni per la panchina di Pinna dalla posizione in tribuna. Tu hai ammonito due dei nostri, sei un arbitro, sei un imbriatore! Finalmente è pronto Nolano. Prova con le tre dita Nolano! Pochi centimetri dalla traversa. Ma la toccata De Bernardo, altra gran parata del portiere della Pisana. Morini direttamente sul petto di Ammassari, occhio al contropiede della Pisana direttamente dal calcio d'angolo. Ammassari decide bene però di portarsi fuori il pallone sulla pressione maschia di Zamperini. Quindi Fernetti, Nolano, ancora Fernetti. Morini gioca tutto di prima, il Cotton Club soprattutto sulla sinistra con grande efficacia. Blandino sul primo palo, trova De Bernardo e ancora calcio d'angolo. Tiro al bersaglio almeno negli ultimi minuti, dopo che la Pisana aveva avuto una grandissima occasione in contropiede. Il Cotton Club si è rimesso nella metà campo degli ospiti e qui batte il calcio d'angolo prolungato. Fuori attende Blandino, c'è l'ottimo intervento del numero 16 che può guidare il contropiede della Pisana, si ferma, torna Blandino però, che palla recuperata dal numero 6 che l'aveva persa e la va a riperdere su Cipolloni. Grandi sfide a centrocampo tra questi interpreti, arriva da dietro a Massari a mettere d'accordo tutti, un rimpallo, sarà fallo laterale per il Cotton Club. Altissimo il tenore dei contrasti a centrocampo, gran correttezza
Davvero bello vedere confrontarsi sul piano fisico due squadre così preparate. Pallo laterale lungo, il petto di Artistico su Blandino che sta sbagliando pochissimi palloni. Pallo laterale per la Pisana. Col numero 16, sale a pressare Artistico, arriva Tinazzi da dietro, puntualissimo. Blandino disegna l'assist in diagonale, serve l'uscita di De Bernardo, sale un po' di tensione ma soprattutto fuori dal terreno di gioco del Ciriaci, continuano a confrontarsi fieramente Cotton e Pisana, qui Cipolloni. De Angelis sembra controllare l'uscita del pallone, infatti non lo tocca. Non manca molto alla segnalazione del recupero da parte dei due arbitri. Sta per terminare il primo tempo della 17ª giornata, il derby del Ciriaci, il Cotton Club è avanti 1-0 sulla Pisana e attacca qui con Morini. Strozzata la conclusione per il provvidenziale ritorno di Cervini. Cipolloni, uno di recupero a partire da ora. Palla persa ancora dalla Pisana a centrocampo. Nolano liberato dall'assist di Mario Artistico. Fabrizio Nolano, migliore in campo sinora, fa 2-0 per il Cotton. Il secondo regalo della Pisana, il Cotton Club, da grandissima squadra, è andato a sfruttarlo al massimo delle proprie possibilità con Artistico. Quasi irreale la facilità nell'assist con cui è andato al sinistro, manco guardando tanto il compagno che si stava sovrapponendo. Quasi sicuro della certa trasformazione di Nolano, qui Fernetti a fallo all'altezza della linea del fallo laterale. Blando, pezzo a giocare. Battuta la punizione verso il numero 16. Sale lui, rischia tantissimo nel dribbling e finisce il primo tempo del derby del Ciriaci, 17ª di Serie A della Lega Calcio 8. Il Cotton Club con un gol all'inizio e uno alla fine della frazione conduce per 2-0. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui dal Ciriaci, è il derby della 17ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quello che oppone Cotton Club e Pisana. Abbiamo assistito a una bella gara e tesa e ben giocata da tutte e due le compagini, meglio dal Cotton che ha saputo soprattutto sfruttare due regali difensivi della Pisana, ma che in generale ha condotto le operazioni dal punto di vista dell'impostazione e della presenza nella metà campo avversaria. Lo scambio immediato, la palla dentro per Matozzo con la maglia numero 23, non c'era pervenuto in lista ed era già presente, non l'abbiamo enunciato prima. Qui il lancio del numero 16, illuminante in area di rigore, Ammassari coglie tutti alla sprovvista, grande assist da dietro e il numero 8 riapre i conti, 1-2 Pisana. In apparenza innocuo, ma nemmeno dopo un minuto è stato il lancio che ha fruttato il gol dell'1-2, perché Ammassari è stato bravissimo a stoppare e poi a mettere alle spalle di De Angelis in un fazzoletto in area di rigore. Tutti fermi quelli del Cotton Club. Appoggio su Matozzo. Non passa l'assist perché Cipolloni la prende e rinvia probabilmente per far riposizionare i suoi. De Angelis a lungo su Artistico, stacca il numero 16 su di lui, a centrocampo ecco Scerrati, fatto il suo ingresso Scerrati nel secondo tempo della gara, lui che di solito è un titolare inamovibile degli 8 di partenza di Di Pasquale. Matozzo pressato, ha una facile soluzione indietro su Tinazzi, Blandino per Zamperini. La fiondata è larghissima, Morini con un miracolo la tiene in campo, Cervini può poi rigiocare indietro dal numero 16. Il tacco che fa filtrare, allora Scerrati, Pagliuca, dribbling secco di Pagliuca che se ne va e va giù all'altezza del lato corto dell'area di rigore, l'arbitro è vicinissimo e dice che non c'è fallo ed è semplice calcio d'angolo per la Pisana. Corner Pisana, c'è anche Cervini come soluzione corta in area, solo il numero 16,
lo marca Zamperini. Palla proprio lì, Zamperini che la lasciano poi in area di rigore. Quelli del Cotton, l'assist da fuori. Pagliuca che tira praticamente da fermo. De Angelis a terra. Tinazzi ha rischiato già due volte il Cotton Club. In una è stato punito col gol dell'1-2. Qui più fortunati i ragazzi di Pinna, meno precisi quelli di Di Pasquale. Ma il derby si è riaperto, è una gran gara. Con Matozzo servito, uccide il pallone all'altezza del lato corto. Matozzo che rientra, la rigioca in maniera inspiegabile indietro, costringendo al fallo Fernetti e puntuale al secondo tentativo di Fernetti. Ecco il cartellino giallo. Arbitro, c'è un cinghiale! Il gioco riprenderà con un calcio di punizione per la Pisana, calcio 8. Gioca! Sembra voler andare Scerrati. Pensa al tiro che rimbalza e sibila vicino al palo di De Angelis. Praticamente da centrocampo, ma una palla viscida che nessuno ha toccato. De Angelis l'ha battezzata fuori. Il Cotton Club è un po' in difficoltà, forse riprendendo fiato, ma probabilmente i vorticosi cambi offensivi stanno togliendo punti di riferimento alla squadra. Pace. Palla al numero 16. Blandino in fallo laterale che batterà Scerrati sotto la nostra postazione. No, lo lascia Cipolloni. Reagisce stabilmente qui sulla sinistra. Sappiamo essere giocatore che può svariare in molte posizioni. Scerrati la fa passare. L'anticipo di Zamperini. Morini a centrocampo. Blandino va da Fernetti. Finta di corpo. Col sinistro lungo la spizzata di Artistico. Direttamente per le mani di De Bernardo. Numero 16 della Pisana avanza, può scavare un pallone sul petto di Pagliuca che spinto guadagna un buon calcio di punizione. E come ogni calcio di punizione si affollano i balestrieri della Pisana calcio 8, appena oltre la mezzaluna. Scerrati può far male anche da lì. Parte il numero 14, dritto per dritto De Angelis con i pugni, poi il Cotton che dal disimpegno si ritrova direttamente per il contropiede con Matozzo, dribbling secco di Matozzo, poi l'intervento difensivamente perfetto di Cipolloni che fa ripartire malissimo i compagni, poi ci rimette una coscia il numero 5 che gioca con un 1-2 preciso che si chiude sotto la nostra postazione. Ammassari, Cipolloni con finta che però libera Artistico. Occhio ad Artistico, prova ad andarsene. Cipolloni si para di fronte. Artistico addirittura col destro. Guadagna calcio d'angolo. Occhio a mezzo. Artistico ora e non Giordano dal corner. Lungo sul secondo palo. Stacca senza saltare. Scusate, colpisce senza staccare Pace. Prolungando il pallone in un fallo laterale che va a battere il Cotton. Fiato anche per Nolano in panchina. Fernetti scambia con Morini, vuole ritagliarsi lo spazio, prova col sinistro, non è fortunato. Rilancio della Pisana, controllo del Cotton. Zamperini, Tinazzi, forse c'è fallo. L'arbitro da solo, rimessa laterale per la Pisana in zona difensiva, ora battuta. Cervini. Cipolloni non passa. Nei pressi Blandino, palla ad Artistico. Occhio alle finte del numero 11, su di lui. L'ottima marcatura della difesa della Pisana. E Scerrati può ripartire sulla destra, convergendo. Scerrati si ferma ancora una volta con l'esterno per un proprio compagno di squadra che sale, è Pagliuca, la dà ancora Scerrati, messo giù, calcio di punizione. Tiriamo fuori i cartellini!
pallone qualcuno può parlare, ci capisce, tutti che gridano, ma prima del pallone ci vuole capire qua, no? Altro calcio di punizione per la Pisana, calcio 8, da distanza molto appetibile per Cerrati, ce ne sono 4 in barriera per De Angelis. Sta per partire Cerrati, il suo destro ancora sui pugni di De Angelis, la palla rimane fuori, direttamente in calcio d'angolo ora. La Pisana continua a premere sull'acceleratore alla ricerca del gol del pari, qui l'angolo è battuto furbescamente fuori, l'appoggio è per Cerrati col destro, controllata la sua conclusione, allora attenzione a Matozzo, artistico, l'assist di prima, Morini fermato, va giù ed è calcio di punizione per il Cotton Club. Fatica un po' a rialzarsi Morini, toccato proprio prima del limite dell'area di rigore. È time out nel frattempo per il Cotton Club. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Cotton Club che è andato a piazzare il tridente pesante. Giordano, artistico e Forcina in campo nello stesso momento. Chiediamo scusa, Giordano non è entrato, è lì nei pressi. Artistico o Forcina? 5 in barriera per De Bernardo. Parte Forcina, è una finta. Artistico sulla barriera, due volte sulla barriera Artistico. Esce il numero 16, la trattenuta di Artistico, cartellino giallo per il fallo tattico. Si fanno sentire qui sotto i supporters della Pisana che oggi hanno come osservatore, in vista della prossima gara, Andrea Tubani della Golbet. Golbet che ha vinto 2-1 contro l'Alitalia Calcio, uno dei match che si sta svolgendo in contemporanea stasera. Lancio lunghissimo De Angelis, con voce sicura, con mani ancor più, sale la fa sua. Tinazzi. Matozzo, Zamperini. Possesso palla difensivo del Cotton. Lunghissima fiondata di Zamperini. Il fallo stavolta lo fa Forcina. E riparte la Pisana. Dall'ultimo uomo che pilota male il passaggio centralmente. Lo attendono Blandino e Tinazzi. Matozzo, Forcina, stoppa malamente il pallone. Allora Cervini, Forcina forse anche con un fallo per fermare il numero 7 che si invola andando da Pagliuca. Poi Pace. Il primo ammonito della gara, Pace va a sbagliare. Palla su Matozzo che resiste a una prima carica ma l'assist dentro. È lungo e impreciso. Attende De Bernardo che ridà velocemente a Cervini. Artistico non pressa. Ammassari. Rapido come al solito Ammassari, salta netto Artistico, il sinistro De Angelis in due tempi. Tinazzi. Blandino da Tinazzi. Di nuovo Federico Blandino. La palla giocata col collo interno destro, è una chiamata per De Bernardo, non c'era nessuno del Cotton che sale ora in pressione. Palla riconquistata! Bomba di Forcina! Miracolo di De Bernardo! Serviva il riflesso di De Bernardo. Forcina, seguendo le indicazioni di Piccheri, ci ha messo un secondo a tirare. Qui Artistico sul secondo palo, cadono in tanti a terra in area di rigore. Il fallo l'ha commesso Forcina, secondo il direttore di gara, andando a spingere su un avversario. Pace vuole riprendere velocemente il gioco.
Lo fa il numero 16, andando da Cervini. Campo per avanzare. Cotton che va ridisponendosi dietro. Avanza Cervini. Direttamente tra le gambe di Fernetti che attende. Poi De Angelis per Tinazzi. Diagonali di Tinazzi. Blandino. Tutto di prima il Cotton a centrocampo. Blandino. Matozzo con la punta. Forcina stoppa e prova a girarsi. Subisce un altro fallo. E se non lo fa mezzo al bosco cinghiale! Fabio! E a Mario! A Mario! È già ammonito! Blandino e Mario! Primo tempo abbiamo giocato! Fabio! Fabio! Non ci sono io, non vivo per sempre! Non vivo per sempre! Blandino è artistico, ma Blandino si allontana. Allora artistico, minuzioso il posizionamento della barriera. Riconteggio dei passi, ogni calcio di punizione naturalmente. Con questi giocatori in campo vale oro colato. Tozzo a disturbare la visuale di De Bernardo, parte artistico, l'appoggio quasi non se l'aspettava Blandino, era lì invece nei pressi Cipolloni, il Cotton butta via un calcio di punizione, a pressare Cipolloni, la palla è riconquistata solo per un attimo, c'è Laura Lapisana che distende il solito contropiede su Ammassari, velocissimo a rientrare, poi a tagliar dentro per Pagliuca, De Angelis attende e in presa a branca, Tinazzi. Lungo sul petto di Forcina che stoppa in maniera portentosa il pallone, l'intervento da dietro di Cipolloni, calcio di punizione e probabilmente cartellino giallo, eccolo. Mario, vieni, vai. Dai, vai, vai, ok. È rimasto a terra Forcina che ha subito oltremodo l'intervento da dietro comunque di Cipolloni. Chiamano l'intervento della panchina del Cotton Club. Forcina non è uno solito fingere in queste situazioni. Anche Massimiliano Miozzi, uno dei dirigenti della Pisana, entra, probabilmente approfitta anche per dare indicazioni ai suoi che hanno rimesso in piedi la gara, ma che ha una decina di minuti circa dal termine. Sono comunque sotto per 2-1. Riguadagna la posizione retta Forcina, seppur con fatica. Dolore alla caviglia sinistra. Fabio. Vedete, pronto centrale. Come sta difesa là? Matozzo con 3 di fronte a sé in barriera. Giordano è entrato ma si è andato a mettere in area di rigore. Matozzo. La rincorsa, il rasoterra che passa oltre la barriera dove De Bernardo attende. La fa sua e rinvia lungo. Intervento di Zamperini. Preciso anche nel passaggio. Blandino. La Forcina che evidentemente si è ripreso e va in palleggio col proprio compagno. La nascondono quelli del Cotton. Allora Tinazzi può ricominciare da Zamperini. De Angelis esce e la chiama, ma il capitano la tiene per il rilancio. Data a pace. Si arrabbiano dalla panchina. La Pisana può ordire un nuovo contrattacco con Cervini. Palla recuperata dal Cotton. Giordano non riesce a toccarla. Contrasto con Pagliuca che guadagna la rimessa laterale tenendo con la spalla. Cipolloni va dal numero 16. Alza la testa, la dà a sinistra. Occhio a Pagliuca. Al lato corto Pagliuca a impegnare De Angelis. Arriva, arriva.
Calcio d'angolo Pisano lungo sul secondo palo, sembravano tutti fermi quelli del Cotton Club, Zamperini come al solito a svettare, poi il contrasto è vinto da Matozzo che fa correre veloce Forcina, si ferma Forcina, altro assist, palla dal fondo, giocata indietro, la stoppa Blandino, De Bernardo è rientrato in porta, Giordano in area di rigore, azione elaboratissima, alla fine il destro da fuori, lo stop praticamente sulla linea di porta. E poi Tinazzi che la chiama dicendo mia, è fallo. Il calcio è un'altra cosa! Arbitro, il calcio è un'altra cosa! Scerrati da Massari. Al numero 16, col tacco alla finezza, Cipolloni, se ne va in un fazzoletto, Cipolloni, sinistro deviato, in calcio d'angolo. Zitto! Zitto! Alla busta! Cristo! Se la sta giocando alla grande in Pisana, la Pisana soprattutto in contropiede. Calcio d'angolo battuto lungo ancora, sempre a centro area, svetta Zamperini poi da fuori, ci ha provato a Massari. Sei minuti circa, forse qualcosa di più al termine, poi solo recupero nel derby del Ciriaci che si è infiammato, si è rinfiammato nella ripresa dopo che la Pisana al primo minuto si è rimessa in gioco col gol di Ammassari. De Angelis, gran duello fisico in difesa tra Forcina e tutta la difesa della Pisana Calcio 8 che oggi comunque al netto di quegli errori in ripartenza del primo tempo sta in generale tenendo bene. Cambio di gioco lungo, Tinazzi a saltare di testa e correggere in fallo laterale. Cipolloni, Cervini, addirittura in due a impostare per la Pisana, Cervini, finta il tiro, cede a Pagliuca, è sinistro Pagliuca, una conclusione strozzata, telefonata debolissima, nessun problema per De Angelis. De Angelis vorrebbe giocare corto il pallone, pinna la palla lunga sui propri attaccanti. Pace, verticale da Massari, sbaglia, sarà fallo laterale per il Cotton Club, minuti che passano, tutti a vantaggio dei campioni d'Italia. Veloce, dai la mano. Devono stare più alti, se non vanno in difficoltà. Fernetti rimette lungo su Forcina, che stavolta riesce a girarsi, ne ha però tre intorno. Alla fine non ne cava nulla, rimessa laterale per la Pisana, è andato a isolarsi in una zona dimenticata dai propri compagni Forcina. Pisana che riparte con questa palla lunga, Tinazzi ancora pregevole nella sua diagonale. Allora Rocco Giordano, converge sul sinistro Giordano, è toccato ma si prosegue, Matozzo, Zamperini, Tinazzi vuole la verticale su Forcina che si gira, va a lottare ancora Forcina, calcio di punizione per la Pisana, davvero ottima la direzione dei due arbitri, oggi non hanno sbagliato praticamente nulla nell'assegnazione, sono stati puntuali anche nelle ammonizioni quando c'è stato da dare qualche vantaggio non concretizzatosi. Cipolloni, veramente una grande partita che aveva bisogno di una direzione all'altezza. Pace, Pagliuca, Cipolloni. Cipolloni, occhio che da lì può anche tirare, il sinistro non è il suo piede ma ci prova lo stesso. Poi Ammassari, sapientemente ricomincia da Pace, Pagliuca, tutto il Cotton dietro. Pagliuca tira! De Angelis ha tutto il tempo per andare in estensione e bloccarla. Tinazzi. Il lancio è a cambiare gioco dove attende Matozzo. La protegge pregevolmente Matozzo che la tiene e va al sinistro. Nessun problema per De Bernardo che era nei pressi a controllare e può poi rimettere. Spinto a Massari ma si continua. Scerrati. Intervento deciso di Zamperini. Rimessa laterale per la Pisana. Palla che rimane incastrata sulla rete. Tempo per il Cotton di riposizionarsi. Ora di palloni ce ne sono due in campo. Rimessa effettuata a Massari. Ammassari sul corpo di un proprio compagno di squadra.
che è un po' sfortunato il numero 8, che in questa ripresa ci sta provando davvero in tutti i modi dopo aver riequilibrato la sfida. Prossima gara molto impegnativa per entrambe le squadre. Il Cotton ha la sfida verosimilmente in vetta alla classifica contro il Checco dello Scapicollo. La Pisana sarà, dovrà vedere con l'ex capolista Golbet. Cambio di gioco su Cipolloni, che la stoppa praticamente per Giordano. Rimane in piedi Giordano, la recupera ancora il numero 10. Attenzione a Giordano con l'esterno dentro, il colpo di testa ed è il gol di Forcina. Ancora loro, ancora Giordano e Forcina, 3-1. Forse il derby è chiuso. Che palla con l'esterno, che gran contrasto anche quello di Giordano su Cipolloni, che ha dato davvero tutto nell'occasione precedente. Non sono riusciti poi a rincorrere Giordano. Forcina dentro l'area di rigore, quello che sa far meglio con la testa, a piazzare alle spalle dell'incolpevole, stavolta De Bernardo, il 3-1 del Cotton, che a 1,5 dal termine verosimilmente chiude la gara. Cerrati, Cervini, Pace, Cervini, Giordano è servito di nuovo dalla difesa della Pisana, ma scivola malamente nel tentativo di convergere. Allora Cipolloni, Pisana con orgoglio, manca un minuto al termine di recupero, ma attacca a testa bassa Cipolloni dalla gran distanza, ma De Angelis vede partire queste conclusioni e va a presentarsi sempre prontissimo con entrambi i guantoni. Cervini controlla, appoggio su Pagliuca, Pagliuca sulla spalla di Tinazzi, ha provato tante volte la conclusione Pagliuca, molto meno fortunato rispetto al solito. Ammassari, vuole andare Ammassari, lo scarico su Pagliuca, con la suola si ricomincia da Cipolloni, la pressione di Forcina mette in movimento Matozzo, attenzione a Matozzo che sale, poi passa il pallone a De Bernardo. Fischietto in bocca per il direttore di gara, ultime battute, Pisana che tiene palla in difesa, Cipolloni va a rischiare in mezzo a due, ma non c'è più tempo, come all'andata, così al ritorno il Cotton Club vince 3-1 il derby del Ceriaci contro la Pisana Calcio 8 nella 17ª di Serie A.